Dopo la bella pausa natalizia, volevo, prima di iniziare a trattare l'argomento di questa sera, che è la riforma luterana, volevo riprendere un passaggio dell'introduzione, o meglio un riferimento che io avevo inserito la presentazione e riguarda il pontificato di Papa Francesco, in riferimento proprio a quel realismo storico come categorie che lui utilizza per leggere il contesto culturale. E probabilmente il fatto di averlo omesso nella prima parte, diciamo che è stato quasi una fortuna, perché forse è proprio calzante per dire anche qualche parola introduttiva rispetto all'argomento che affronteremo stasera. Allora, quanto riguarda appunto il pontificato di Papa Francesco, aveva detto che alcune categorie con le quali provare a rileggere la storia, i processi storici, ma anche il nostro contesto, erano quelle quattro tensioni tracciate in Evangelii Gaudium, no? E quindi il tempo è superiore allo spazio, l'unità è superiore al conflitto e così via. C'è un richiamo molto forte che Papa Francesco aveva già fatto anche nel convegno ecclesiale di metà decennio 2015 a Firenze, e che ha poi ripreso nella esortazione Gaudete ed Esultate. Non so se voi l'avete trattata durante questo corso, questa esortazione, però questo affresco in cinque pannelli, in uno dei pannelli appunto tracciati da Papa Francesco, c'è l'individuazione di due sottili nemici della santità, che sono gli gnostici e i pelagiani. E è un tema molto importante, è un tema che non solo potrebbe essere veramente anche una rilettura, no, proprio dei passaggi storici, e anche ai fini, guardate, veramente proprio maliziosi, ai fini dell'esame, potrebbe già questo paragrafo per me essere già un argomento su cui provare anche insieme a ricostruire alcuni passaggi storici, ma è già di per sé potrebbe essere un tema, un argomento più che sufficiente, insomma. Quel tema appunto dei nuovi gnostici e i nuovi pelagiani. Chi erano gli gnostici e chi erano i pelagiani? Sicuramente l'avete trattati con il professor Cerasa, sono due eresie dei primi secoli, ma dice Papa Francesco ancora attuali. Allora, gli gnostici chi erano? Gli gnostici chi sono? Perché poi il punto è questo. E io vorrei anche che lo prendeste un po' come una sorta di contributo che io vorrei sottolineare, anche per orientare proprio la vostra formazione, la vostra curiosità culturale, perché come vedete io sto cercando anche di raccontare una storia della Chiesa fatta anche di tante posizioni, cioè cercando anche di rovesciare un po' quelle che sono le tradizionali categorie, insomma, che vedono appunto nella Chiesa una sorta di blocco, di freno rispetto a tutti coloro che si oppongono alla Chiesa, come invece coloro che rivendicano giustamente il sacrosanto diritto alla libertà. Quindi dicevo, è molto bello perché Papa Francesco, ora poi vi dico chi erano gli gnostici, chi erano, cioè, meglio, riprendiamo a parlare appunto di chi erano gli gnostici e chi erano i pelagiani, è molto bello perché potremmo aggiungere che ci aiuta a difenderci da quei teologi da bestseller che puntano molto il dito sulle vendite e quant'altro, no? Cioè, attenti a quelle posizioni che immaginano appunto un Dio senza Cristo, un Cristo senza Chiesa e una Chiesa senza popolo. Ecco, questa è, in perfetto stile di Papa Francesco,
un'espressione molto chirurgica, molto lapidaria, ma che ci insegna bene come anche cercare, no, le nostre curiosità, il nostro arricchimento, che è importante andare a scovare, è importante anche ricercare, continuare la ricerca, lasciarsi mettere in crisi, provare anche, tenendo fermi, insomma, questi due capisaldi, gli gnostici, che non erano altro che un'elite di coloro che pensavano che la conoscenza fosse al centro di tutto, questo tentativo di spiegare fino in fondo il mistero, quasi appunto come una teologia disincarnata, e quindi coloro che credevano di possedere la verità. E dall'altro i pelagiani, e i pelagiani sono di fatto i nemici anche di Lutero, lo vedremo, perché erano coloro che, se gli gnostici è coloro che mettevano al centro la mente, l'intelligenza, invece i pelagiani erano coloro che mettevano appunto, affidavano le possibilità della salvezza alle sole opere, alla volontà, no? E quindi lasciavano. Quindi, perché vi ho fatto questo? Perché bisogna stare attenti a tutte quelle situazioni in cui si rivendica che quasi da soli ci si possa fare, anche conoscere la verità da soli, no? Invece bisogna sempre riconoscere che è la grazia che agisce, in un contesto ecclesiale, in un contesto di Chiesa. Quindi, questo passaggio che Papa Francesco spiega molto bene nel capitolo, appunto, nel secondo capitolo, Due sottili nemici della santità, ecco, è una chiave di lettura anche per rileggere proprio i passaggi storici. Bene, quindi questo ci tenevo a dirlo, anche perché poi Papa Francesco, poi dopo lo riprendiamo, riprende Romani, fa riferimento quindi a tutto il tema stasera cercheremo un po' di indagare, ha caratterizzato la frattura con il mondo luterano e poi riformato. Bene, dicevo, ripartiamo da adesso, anziché andare oltreoceano, rimaniamo un po' nell'Europa centrale, però cerchiamo di mantenere quello spirito accompagnato, insomma, questi nostri incontri, cioè è quello di mettere in luce una complessità. Già questa è forse la finalità più auspicata, cioè quella di non banalizzare le questioni, non ridurle a schemi preconfezionati, insomma, che vedono appunto i buoni da una parte, i cattivi dall'altra, ma mettere anche proprio in risalto tutta una serie di posizioni. Abbiamo visto, per esempio, quando abbiamo trattato un po' la conquista dell'America, anche la concezione che alcune figure come Bartolomeo Las Casas avevano degli indigeni, invece altre personalità diametralmente opposte, anche all'interno appunto della Chiesa, come Sepulveda, che consideravano comunque, no? Quindi questo gioco buoni e cattivi, dice Belloni, cioè per sottrazione nella Chiesa, cioè non si può andare, come non si può dire che la Chiesa è, in senso potremmo dire sociale, è tutta santa, perché comunque, anzi, come dice il Concilio, appunto, sempre Reformanda Est, perché comunque la macchia c'è sempre, ma allo stesso tempo non neanche si può dire che, così semplificare, tutti i preti sono pedofili, insomma, no? Cioè il contesto ecclesiale e ecclesiastico ci rivela una complessità che certamente è data anche dal mistero da cui deriva, ma che negli anni comunque, anche da un punto di vista immanente, ha sempre mantenuto la complessità, e noi dobbiamo elevare anche il livello culturale facendo leva proprio su questo, sul fatto che non si possa banalizzare, non si possa stereotipizzare, non si possa ridurre a semplici definizioni preconfezionate. Ecco, questo direi che è importante. E poi ecco un'altra lettura che io vorrei che fosse
di aiuto per leggere anche insomma, i passaggi storici, i tornanti della storia, è proprio quella anche di capire a volte anche come la religione viene presa quasi d'ostaggio da alcune concezioni politiche, visioni politiche, per dare spessore a certe soluzioni, a certe prospettive. L'abbiamo visto per esempio nella Spagna, ma non è poi fenomeni che si sono disciolti, ma che resistono, rimangono e caratterizzano un po' anche la nostra età. Benissimo. Bene. Allora, detto questo, iniziamo a parlare della riforma luterana. Vedete, questa slide ci rappresenta Lutero con davanti al portale della cattedrale di Wittenberg, dove affigge le sue 95 tesi. È l'ottobre del 17 e di fatto con queste tesi si inaugura un percorso di grande tensione, di grande crisi che caratterizzerà poi gli anni a seguire fino ad arrivare alla rottura appunto con il mondo luterano. C'è da dire che queste tesi, che poi alcune di queste le vedremo anche stasera, queste tesi non erano altro che delle proposte, cioè non erano altro che delle questioni che Lutero avrebbe voluto trattare e confrontarsi con la Curia romana. Quindi di per sé la fissione delle tesi non è la chiusura, la conclusione dei rapporti, ma è certamente il suo acme, cioè la parte più il picco di questo che poi mantiene questa fibrillazione, che anche per ovviamente una cattiva gestione dei dialoghi e anche per questioni che hanno poco a che fare con le tesi, cioè quindi le questioni veramente teologiche, poi porteranno alla deflagrazione. Va bene, andiamo. Allora, intanto, anche qui, Lutero non è che espone delle tesi che all'interno del mondo cristiano erano così estranei, così avversi. Cioè, non è Lutero il capofila di una nuova corrente che giustamente tende a ribellarsi dal pontificato o comunque dalle oppressioni che uno poteva pensare ci fossero a Roma. No, perché all'interno del mondo cristiano comunque assistiamo a una forte vivacità culturale e di ripensamento e le istanze di riforma non è che appartengono solamente a coloro che sono poi approdati al mondo luterano, ma erano oggetto di dibattito, erano oggetto di confronto, anche di scontro, di dialogo e quindi certe idee veicolavano tutta una serie di questioni che non appartenevano solamente a Lutero e ai suoi più stretti seguaci. Tenete conto che, come abbiamo già detto, questa è una fase di grandi stravolgimenti. Se da un lato è vero che la riforma luterana sembrò essere quella più capace di interpretare queste istanze di riforma, dall'altro però bisogna registrare anche tutto questo fermento, penso tutto il mondo della cristianità, sono gli anni in cui agisce con grande successo tutto il pensiero di Erasmo da Rotterdam,
Erasmo da Rotterdam, anche qui, cioè Erasmo da Rotterdam spesso ci parla, passa come colui che ha di fatto inaugurato la modernità con l'idea di liberare. Erasmo da Rotterdam è uno che pone questioni all'interno di un percorso squisitamente religioso, che cerca di valorizzare una chiesa che rispolveri le sue radici a partire, lui era anche un filologo, a partire dalla riscoperta della Bibbia, della patristica, cerca di coniugare una religiosità che sia anche ragione, che sia anche dedizione, per la tutela dei diritti, per la tolleranza, appunto, ma tutto questo in un, cioè, in un contesto di religiosità. Non c'era la volontà di sradicare, non c'era la volontà di far saltare tutto. E in questo contesto di grande fermento, di grande vivacità, certamente il testo più importante, forse l'ultimo tentativo, sicuramente quello più organico da un punto di vista della rivisitazione di quelle che erano le questioni che poi portarono alla deflagrazione luterana, è il Libellum a Leone X del 1513. Del 1512 fino al 1517 si tenne il quinto concilio lateranense. Questo concilio, dico così, non importa, questo concilio fu convocato da Papa Giulio II perché era sorto un attrito molto importante tra il Papa e il mondo francese, la Francia. Cioè, in sostanza, il Papa fu additato di una politica antifrancese. Allora, anche per evitare rigurgiti conciliatoristici, cioè, come abbiamo detto, no? Quella predominanza dei cardinali sul primato del Papa, fu convocato questo concilio e Vincenzo Querini e Tommaso Giustiniani, che erano due camaldolesi, prepararono questo libello, questo documento, lo misero a servizio di Leone X, che era succeduto a Giulio II, per far sì appunto che potessero riflettere su queste istanze di riforma che provenivano da tutte le parti d'Europa. Allora, in questo documento, il primo intervento che si chiedeva era la riforma degli ordini religiosi, criticati anche dalla cultura umanista, ma più presenti del clero, della nazione della religione. Cioè, ho espresso male, il discorso qual era? Era che, in sostanza, l'animazione religiosa era sempre più guidata, come avevo visto anche nell'ambito delle missioni, da sacerdoti di ordine regolare, quindi appartenenti ai vari ordini religiosi. Estinzione dei rami conventuali degli ordini mendicanti, questa fu un altro punto importante, introduzione di robusti studi teologici per il clero fondati sulle scritture e sulla patristica. Ecco, questo è molto importante perché riguarda proprio la formazione del clero, cioè la formazione del clero era pressoché inesistente. Coloro che si formavano spesso appunto erano chi apparteneva a ordini religiosi, in sostanza. Infatti abbiamo molti, no? Molti papi che appartengono a ordini religiosi perché culturalmente erano quelli più preparati. Querini e Giustiniani chiesero che appunto percorsi di formazione basati su studi teologici fondati sulla scrittura e sulla patristica venissero attivati per la formazione del nuovo clero. La traduzione della Bibbia negli idiomi nazionali. Considerate che a metà XV secolo, quindi 1452, Gutenberg di fatto riesce a realizzare il primo libro, la stampa di un primo libro attraverso caratteri mobili, quindi anche
la produzione proprio editoriale in questa fase subisce un'autentica rivoluzione, un'impennata da questo punto di vista. Poi sarà una delle chiavi di lettura di Lutero, non a caso la Bibbia è il primo libro che viene stampato da Gutenberg. L'adozione della Bibbia, dicevo, negli uomini nazionali, la questione della residenza dei vescovi. Allora, i vescovi non risiedevano nelle loro diocesi, ma risiedevano in tutte altre zone. Tutto questo, potete ben immaginare, creava un'efficacia pastorale compromettente. Allora, è chiaro, noi non possiamo pensare all'epoca di una pastorale come la intendiamo oggi, però il solo fatto che il vescovo non abitasse la diocesi a cui era stata affidata creava non pochi problemi nei rapporti col clero, nella gestione proprio di tutti gli affari. Quindi questa era un'altra questione che posero a tema. E poi l'altra, questa l'ho inserita perché è importante, ritornerà più avanti, però intanto già ci definisce un po' anche il quadro, cioè l'adozione di misure discriminatorie nei confronti degli ebrei. Questa è una fase in cui le minoranze ebraiche subirono forti violenze. Già era successo nella Spagna di fine XV secolo, e a maggior ragione continua questa sorta di avversione. Vian, che è uno dei massimi storici della Chiesa e del cristianesimo, Vian insegna alla Ca' Foscari a Venezia, l'università statale, ecco, sintetizza appunto questa fase, ve la voglio leggere perché è importante. Riproponeva ancora una volta un tipico bersaglio dell'incapacità della cristianità latina di commisurarsi sul piano culturale con i portatori di usanze diverse, la necessità di attribuire a un nemico interno gli insuccessi politico-religiosi, le vere e proprie fobie collettive che, anzi, le presenze di minoranze finivano per scatenare. Cioè, in sostanza, questa attribuzione a minoranze per giunta di origine giudaica di ecco, tutta una serie di questioni, problematiche e quant'altro. E quindi ecco, su questo c'è misure molto, molto forti. Allora, andiamo a vedere chi era Lutero, il contesto e la sua riforma. Allora, Lutero nasce a fine del XV secolo e muore nel 1540. Lutero morì che aveva 8-9 figli, insomma è uno che aveva, una volta sposato, aveva interpretato ante l'Istram la professione responsabile in maniera molto molto chiara. Morì con 9-10 figli, non mi ricordo, su questo ci sono anche tantissimi film, cioè una figura comunque intrigante. Era un monaco eremita agostiniano. Vi ricordo che in tutti quei richiami alle varie istanze di riforma, gli agostiniani erano quelli che per primi avevano anche richiesto un ritorno alla lettura e alle scritture, quindi cioè, c'era un'attenzione molto forte alla Sacra Scrittura, tant'è che appunto lui era docente di Sacra Scrittura a Wittenberg. Wittenberg è una città tedesca che si trova nella Germania orientale. Allora, monaco eremita e docente di Sacra Scrittura. Lui subisce di fatto, ci sono due momenti cruciali nella sua vita che poi lo portarono a sintetizzare questo tipo di tesi. Allora, ovviamente quel libello che richiamavo prima, finì di fatto nel dimenticatoio. Il concilio, anzi, si risolse rimanendo su quei temi per i quali era stato convocato, tant'è che nel 1516 ci fu un concordato tra la Francia e Roma che ripristinò una sorta di pace tra i pontefici
e la Francia, però concedendo alla Francia, appunto al re di Francia, tutta una serie di possibilità di influire nelle scelte ecclesiastiche, tant'è che appunto si parla anche di chiesa gallicana, no? Cioè, fa riferimento proprio a questo, il gallicanesimo è una sorta di autonomia francese all'interno della chiesa. Quindi di fatto quelle istanze del Querini e dei Giustiniani finirono nel dimenticatoio. I due momenti cruciali di Lutero sono un viaggio a Roma dove percepisce, sperimenta un po' la decadenza del papato di fronte a questo sistema fin troppo collaudato di vendita di indulgenze, e poi nel 1514 mi sembra la crisi che ebbe nella sua cella, crisi delle torri, si è definita, rileggendo la lettera ai Romani di San Paolo, in cui in sostanza Lutero si rende sempre più conto come la salvezza dipenda esclusivamente dalla grazia. Quindi lui pone il problema della salvezza in rapporto tra la grazia e le opere, a partire proprio dalla lettura che fa di San Paolo nella lettera ai Romani. Ecco, tutto questo cioè vorrei che fosse chiaro, anche per esempio anche questo tentativo di riforma a livello di Quiriniani e Giustiniani. Cioè, Giustiniani Quirini, nasce nel tentativo certamente di recepire quelle istanze che la cultura, che l'umanesimo aveva in più di una circostanza messo a tema, ma tutto questo all'interno di un rafforzamento delle istituzioni ecclesiastiche. Cioè, questi tentativi non, cioè, nascono proprio con l'auspicio di cercare di fare sintesi, cioè di prendere queste istanze di novità proprio per rinvigorire, per rinverdire un po' alcuni meccanismi incancreniti. Il sistema delle indulgenze, di che cosa si tratta? Allora, la confessione sacramentale di per sé comporta il perdono del penitente. Ma non scioglieva tutto ciò che riguardava appunto le pene temporali che derivavano dalla confessione e dalle colpe, no? E allora per certe pene si pensava che si potessero acquisire dei porzioni di tesoro accumulato da Cristo, cioè in sostanza. Cioè il sistema riteneva che nel cielo esistesse un tesoro accumulato dalla santità di Cristo, e appunto acquistando questo tesoro potessero essere mutuate quelle pene temporali che scaturivano dalla confessione. Quindi, cioè, il perdono fa un tempo. Poi l'altro tempo si completava con le pene temporali. Ecco, queste pene temporali venivano mutuate attraverso l'acquisto di indulgenze. E si riteneva che il Papa fosse l'unico a disporre di questo tesoro per ridistribuirlo secondo appunto la sua volontà. Tutto questo poi portò all'applicabilità delle indulgenze anche per i defunti. E quindi di fatto i viventi potessero acquistare queste indulgenze per sollevare dalle pene del purgatorio anche i defunti. In sostanza questo meccanismo molto meccanico, molto diretto, si trasformò in una vera e propria vendita della remissione. La situazione in Germania. Allora, la situazione in Germania. In questa fase
la Germania subì numerose carestie che spinse le fasce più deboli, i contadini in particolare, a numerose sollevazioni, anche di natura violenta. Cioè, quindi c'era un'instabilità molto diffusa nella Germania, c'era una situazione di povertà molto consistente che abbracciava numerose fasce della popolazione. A tutto questo dobbiamo aggiungere anche una contrazione di liquidità della piccola nobiltà tedesca, cioè una sorta di stato di diffusa insoddisfazione dei principati, della nobiltà tedesca nei confronti soprattutto di Roma, del pontificato, del pontefice, che come si diceva comunque esercitava il suo diritto di prelievo fiscale in tutti i territori. Tutto questo determinò una importante coesione tra i principi tedeschi nell'ottica di rivendicare spazi di autonomia nei confronti della corona imperiale, che era retta agli Asburgo, e di conseguenza anche dei rapporti con il pontefice. Il pontefice che, per come abbiamo visto anche in questa fase, lo Stato moderno diventa sempre più una macchina organizzativa e burocratica a tutti gli effetti, era sì il capo della Chiesa, ma era anche a tutti gli effetti il sovrano pontefice, quindi era il titolare, il sovrano di uno Stato che esercitava tutta una serie di pressioni, anche di tipo appunto fiscale, nei confronti dei territori dell'Europa. E tutto questo, sebbene facesse leva sul primato spirituale, però poi concretamente si tramutava in un esercizio politico, no? Ritenuto di sopraffazione da parte dei principi tedeschi. Anche questi sono elementi importanti perché ci aiutano a capire, anche a farci tante domande. Una di queste, per esempio, potrebbe essere se la riforma luterana avrebbe avuto un seguito in un altro, o meglio, sarebbe potuta nascere in un altro stato, no? Sono questioni che si intrecciano tra loro, sia la parte squisitamente teologica, ma anche quella storico-politica è fondamentale in questa fase. Dunque, abbiamo questo livello socio-economico che non è irrilevante, ma è un tassello molto importante in questa crisi che si va delineando. Allora, Alberto di Hohenzollern era uno dei più importanti, aveva una delle più importanti figure della Germania dell'epoca, aveva due vescovadi, quindi aveva una presenza molto forte nel rapporto anche tra potere temporale e potere spirituale, ma desiderava ardentemente diventare arcivescovo di Magonza. Perché arcivescovo di Magonza? Perché l'arcivescovato di Magonza attribuiva il titolo di arcicancelliere del Sacro Romano Impero e dunque aveva a cuore, insomma, questo desiderio di acquisire questo vescovato, e avrebbe permesso di accrescere il suo prestigio nei confronti degli Asburgo, che appunto erano i detentori del potere. Per questo il Papa chiese 12.000 ducati, cioè chiese che per poter beneficiare di questo titolo ci volevano una cifra così importante. Alberto era disposto a pagarne 7.000, una sorta di transazione in bonus, li portò a 10.000 ducati. Ecco, 10.000 ducati era comunque una somma molto, molto cospicua, e per ottenere questa somma Alberto si fece prestare, chiese un credito, un prestito alla banca, o alle banche, anche più importanti. Il sistema bancario dell'epoca era concentrato ovviamente su
delle persone, su famiglie, su grandi potentati, e chiese questo prestito, e questo prestito fu estinto, o perlomeno il meccanismo per estinguere questa sorta di prestito si basò su una indulgenza straordinaria che il Papa concesse in Germania. Quindi per 6 anni venne concessa questa indulgenza, i cui proventi, ecco, negli accordi, andavano divisi il 50% ad Alberto Jansoller per estinguere il mutuo e il 50% da destinare a Roma per la costruzione della Basilica di San Pietro. Ecco, questo scatenò non poche perplessità, non solo, non poche opposizioni, critiche in riferimento anche a questo, anche alle susseguirsi di carestie, situazione di grande precarietà anche da un punto di vista proprio economico nella Germania dell'epoca. E Lutero di questo ovviamente se ne fece carico, si fece inizialmente promotore di queste misure altamente impopolari. Così il 31 ottobre, come appunto era l'uso accademico, rese pubbliche le 95 tesi, cioè proposte su cui discutere. Le possiamo sintetizzare in questo, poi dopo le rivediamo, però fondamentalmente gli ambiti erano di questo tipo, di tipo dottrinale, che il Papa non aveva autorità sul purgatorio, quindi non poteva richiedere nessun tipo di indulgenze per sollevare i defunti dalle pene del purgatorio, questioni teologiche che vanno oltre anche il tema opere grazia, ma si basano sul presupposto che l'unico tesoro della Chiesa è il Vangelo, e che è la grazia di Cristo, e che non possa essere assolutamente acquistato per opere, per meriti, ma solamente per il fatto appunto della grazia. E ragioni economiche: la Germania, a differenza di quello che viviamo adesso, non se la passava poi così bene, e se il Papa, scrisse Lutero, avesse conosciuto la miseria del popolo tedesco, avrebbe preferito che San Pietro si riducesse in cenere. Quindi diciamo che Lutero pone tutta una serie di questioni, non solo di natura teologica, non solo di natura dottrinale, ma anche di natura proprio politica. Queste sono alcune tesi, le 95 tesi, alcune ve le ho messe qui, però ho fatto anche. Fatto appunto queste sono 95 tesi, vedete, sono preposizioni anche molto, molto brevi. Inizia il Signore il Maestro Gesù Cristo dicendo: fate penitenza, volle che tutta la vita dei fedeli fosse un sacro pentimento. Questa parola non può intendersi nel senso di penitenza sacramentale, cioè confessione e soddisfazione che si celebra con i misteri sacerdoti. La numero 8, la impossibilità di applicare i canoni penitenziari ai defunti, quindi poi la 21, sbagliano pertanto quei predicatori di indulgenze, i quali dicono che per le indulgenze papali l'uomo è sciolto e salvato da ogni pena. Il Papa anzi non rimette alle anime del purgatorio nessuna pena che avrebbe dovuto subire in questa vita secondo i canoni. Semmai può essere concessa ad alcuno la completa remissione di tutte le pene, è certo che essa può essere data solo ai perfettissimi, cioè a pochissimi. Poi la stessa potestà che il Papa in genere sul purgatorio l'ha ogni vescovo e curato, in particolare nella propria diocesi e parrocchia. Quindi ecco, c'è tutta una complessità di fondo, non sono delle vere e proprie accuse, sono delle questioni forti che Lutero pose e che chiedeva
e che chiedeva di trattare. Allora, io qui avevo 36, qualsiasi cristiano veramente pentito ottiene remissione plenaria della pena e della colpa che gli spetta anche senza lettere di indulgenza. Il vero tesoro della Chiesa è il Sacrosanto Vangelo. E questo sono appunto passaggi. Allora, l'architettura teologica che subito Lutero cercò di definire avvalendosi di un umanista molto importante all'epoca in Germania, che era Melantone, che era colui che poi di fatto ha redatto anche la Confessio Augustana, cioè tutta una serie di documenti che il mondo luterano ha prodotto. Allora, il fatto è la sola scrittura, solo Cristo, sola grazia e la sola fede. Cioè, in sostanza, Lutero, cancellando la validità e l'importanza delle opere, sostiene che anche la tradizione non ha fondamento. Tutto ciò che ha fondamento è contenuto nella scrittura. E la scrittura ci racconta che solamente la grazia salva. Le opere non sono causa di salvezza, ma semmai possono essere causate dal fatto di avere la grazia, e attraverso la grazia io posso compiere opere buone. Cioè, non sono le opere che consentono all'uomo di salvarsi. Perché se l'uomo pensasse di salvarsi con le opere, perché Cristo è morto per noi? Quando i Romani dice siete tutti giustificati per la fede, per la sola fede, di fatto riconosce, ammette una inconsistenza dottrinale delle opere. Le opere sono l'effetto della grazia che agisce nell'uomo. La grazia salva e per questo porta a compiere opere buone, ma non possono essere le opere. Lui in questo caso accusava i pelagiani, che appunto quella che Sant'Agostino, infatti, è di fatto lui agostiniano, riteneva, accusando appunto i pelagiani, che fossero le opere a salvarci, ma è il primato di Cristo, no? Ecco, tutto questo porta a stravolgere anche il concetto di sacerdozio, o meglio, spazza via la mediazione del clero e riconosce nel battesimo il sacerdozio universale. Quindi ogni uomo e ogni donna hanno un rapporto diretto con Dio, senza alcuna intermediazione, e in totale autodeterminazione. Questo per l'epoca sembrò essere, così come posto, una interpretazione molto forte che raccoglieva tutte queste istanze di libertà. Allora, qui è importante, poi lo vedremo anche più avanti, però di fatto i sette sacramenti si riducono a due nel mondo luterano, secondo la concezione di Lutero. Perché si riducono a due? Perché Lutero sostiene che il battesimo e l'Eucaristia siano i soli sacramenti istituiti da Cristo e gli altri siano frutto della tradizione. E dunque anche il sacerdozio diventa, così come anche il matrimonio, perché se ci fate caso, spariscono nella religione luterana i sacramenti della missione. Cioè, questo è importante perché ci aiuta a comprendere anche il profilo, il peso specifico della religione luterana, così come voluta e interpretata da Lutero. Cioè, in sostanza, Lutero, cancellando i sacramenti della missione, che sono il matrimonio e la
appunto il sacerdozio e l'ordine, ordine e matrimonio. Ora, ecco, qui facciamo una considerazione che recepisce sviluppi teologici che ci sono susseguiti nel tempo, e poi io provo a retrodatarli, però per comprendere bene un po' anche qual era appunto la concezione luterana. Dicevo, spazzando via i sacramenti della missione, matrimonio e ordine, di fatto inaugura uno stravolgimento del cristianesimo tutto incentrato in una totale interiorizzazione. Cioè, sparendo la dimensione missionaria, potremmo dire, tutto confluisce in un rapporto intimistico tra il credente e Dio, e di fatto vanifica sul piano, lasciatemi anche questo termine, più sociale, più politico, tutti quei contenuti del messaggio gesuano. Perché venendo meno l'aspetto missionario, l'aspetto della missione, tutto si concentra nel rapporto personale che l'uomo e la donna hanno con Dio. Venendo meno questo aspetto, si stravolge sia l'assetto pastorale, sia l'assetto teologico, ma anche il rapporto stesso con il mondo. Cioè, il rapporto con il mondo diventa molto neutrale, cioè lascia campo libero allo Stato, non per, Stato inteso anche proprio come visione. Potremmo dire anche proprio della morale, visione dei rapporti tra gli uomini e le donne. Cioè c'è questo completo sganciarsi da quelle che sono le dinamiche sociali. Il Catechismo della Chiesa Cattolica al canone 1534 ci ricorda che due ordini hanno come finalità quello della salvezza personale e altrui, che sono ordine e matrimonio. Cioè, la Chiesa Cattolica su questo insiste molto, riconoscendo come la religione cristiana sia una religione profetica, cioè una religione, questo lo spiegano molto bene i sociologi delle religioni, Berger, insomma, ci sono molti saggi su questo, come dicevo, una religione profetica siano quelle religioni che abitano la storia e intendono trasformarla. Pensate per esempio a tutto il tema dei migranti, no? Anche le posizioni forti che ha preso il Papa, le chiese locali e come questo anche su altri temi, no? Cioè tutto ciò che accade intorno, tutto ciò che ci circonda, non è che sia poi così estraneo anche alla nostra elaborazione della fede, capito? Anche in un'ottica proprio di scontro con lo Stato, no? Perché? Perché comunque io rendo conto a una legge di Dio che mi porta in coscienza anche, come diceva Don Milani, anche a disubbidire. Ecco, nel mondo luterano tutto questo aspetto scompare perché questa dimensione viene completamente meno. L'altro punto è la condizione della donna. Allora, la condizione della donna, parte bene Lutero, si potrebbe dire, cioè che dà grande importanza alle donne, addirittura le fa predicare. Le coinvolge nella liturgia, c'è una partenza, potremmo dire, davvero inedita, rivoluzionaria. Dura poco, perché dura poco? Perché nella visione luterana, venendo meno tutto ciò che appartiene alla tradizione, tutto ciò che riguarda i santi, vengono meno quei modelli a cui la donna faceva riferimento e si ispirava. Cioè, la donna, dunque, aveva dei modelli di santità molto, molto importanti, molto significativi, anche la stessa devozione alla Vergine Maria. Cioè, assistiamo a una cancellazione di quelle figure femminili che per l'epoca erano comunque dei punti di riferimento importanti per le donne.
Vedendo meno questo aspetto, la donna si trova completamente privata di un retroterra su cui impostare, diciamo, anche la propria femminilità nella vita religiosa. Quindi, a fronte di una partenza molto innovativa, molto originale, poi viene completamente prosciugata in questo restringimento di campo alla sola scrittura, con una forte attenzione alla figura di Cristo, e quindi modelli di santità femminili, esperienze di donne che comunque hanno vissuto la propria fede con coraggio, con grande altruismo, con grande devozione, e così come erano appunto anche riconosciuti dalla tradizione, di fatto vengono meno. E quindi assistiamo a una regressione della figura femminile. Bene, quindi in questa condizione in cui appunto Alberto di Anzola, per cercare di far cassa, per poter estinguere il debito, si vendono in urgenza a tutto andare, di fatto Lutero sviluppa la sua teoria della giustificazione per la sola fede, contro le opere. Nel 1518, attraverso il nunzio, potremmo dire, Roma condanna Lutero, e Lutero inizia a lavorare in maniera molto intensa a una nuova teologia, quindi a partire appunto dal riconoscimento del sacerdozio universale e dal riconoscimento dei soli due sacramenti, battesimo e Eucaristia. Sull'Eucaristia vedremo, anche l'Eucaristia non ha non so, voi sacramentaria, non so se l'avete già fatta, avete, quindi forse qualcosa avete fatto anche in maniera comparata. Ovviamente noi sappiamo che quando il sacerdote consacra il pane e il vino, in quella fase avviene quel processo di transustanziazione, cioè il pane e il vino ontologicamente cambiano sostanza, diventano il corpo e il sangue di Cristo. Nella tradizione luterana invece non avviene la transustanziazione, ma Lutero dice la consustanziazione, cioè il pane e il vino non perdono la loro sostanza, e quindi la sostanza rimane mutata ontologicamente, ma in quel pane e in quel vino li sta il corpo e il sangue di Cristo. È una distinzione forte, potremmo dire è una delle due grandi distinzioni che adesso pongono ancora barriere, distanze tra il mondo cattolico e il mondo luterano. Se voi entrate in una chiesa luterana non vedrete tabernacolo, perché per noi cattolici quel pane consacrato è il corpo di Cristo, tant'è che noi lo adoriamo, quel corpo di Cristo. Per i luterani invece, conclusa la celebrazione, resta pane, ecco, perde quel senso, quel significato che aveva nell'istante in cui viene celebrato, no? Quindi la transustanziazione poi è un termine che conia il Concilio di Trento. Lutero parla di consustanziazione, cioè non muta la sostanza del pane e del vino. Su questo è molto bello il documento di Paolo VI, Mysterium Fidei, in cui appunto definisce come in ogni celebrazione eucaristica di fatto avvenga il miracolo della trasformazione del pane in corpo e in sangue di Cristo. 1520 fatto condanna da parte di Leone X delle 95 tesi, Exsurge Domine, la bolla con cui di fatto inaugura la scomunica. Perché inaugura la sua scomunica? Perché nella dieta di Worms, 1518, la dieta di Worms era praticamente un'assemblea dove si ritrovavano tutti i principi, i rappresentanti dei principati della Germania, Carlo V chiese a Lutero di ritrattare le sue tesi, e invece Lutero volle andare avanti. A Roma
queste tesi non furono prese sul serio, o comunque non si immaginava che potessero degenerare in quello che sarebbe stato, ma si considerò che la sola condanna e poi la sola scomunica avrebbe prosciugato tutto quel focolaio, quelle tensioni, e invece le cose, anche perché a queste se ne collegavano altre, invece rivelarono effetti ben diversi. Allora, 1521-1524, che succede? Che Lutero in questa fase si era tirato quella giacchetta dai principi che intorno a Lutero vedevano la possibilità di riscattare una certa autonomia da legami con il sovrano pontefice. Dall'altro, anche i contadini chiedevano e auspicavano che Lutero avrebbe potuto pilotare, guidare tutta una serie di rivolte a favore dei più deboli, a favore delle fasce più disagiate, in un'ottica di distribuzione delle ricchezze, in un'ottica di maggiore sostentamento per quelle fasce così appunto povere o comunque in situazioni di gravissima indigenza. Ecco, nel 1524, a fronte di queste rivolte, di queste sommosse guidate dai contadini e dal loro l'auspicio che fossero benedette da Lutero, i principi usarono violenza brutale, durissima, decine di migliaia di morti, centinaia di migliaia di morti. Fu una situazione molto difficile. Lutero scelse i principi, scelse di appoggiare queste rivolte. Quindi anche Lutero nella sua storia si è macchiato di sangue, cioè, perché comunque si schierò a favore di questa repressione. Ecco, date queste garanzie, i principi di Germania capirono veramente fiutarono l'opportunità dell'affare. Ecco, del passaggio al luteranesimo avrebbe definitivamente liberato da tutte quelle oppressioni, comunque lacci che il sovrano pontefice comunque richiedeva ai vari stati tedeschi, ai principali tedeschi. E dunque, nella dieta del 1529 di Spira, contro la decisione di Carlo V appunto di proibire le innovazioni religiose ispirate a Lutero, questi principi protestarono, e da qui appunto deriva il termine protestanti, protestarono contro questa decisione e di fatto passarono al luteranesimo, cioè passarono a seguito della figura di Lutero. Dunque, luterani, protestanti, quando si parla di riforme, di chiese riformate, si parla di una galassia invece di chiese che traggono ispirazione dall'azione di Lutero, perché certamente Lutero è stato colui che di fatto ha inaugurato questa spirale poi nuovi filoni, nuovi correnti. Quindi quando si parla di chiese riformate non si parla necessariamente di Lutero, si parla di tutto ciò che deriva da ciò che ha scatenato Lutero. Protestanti, luterani invece, ecco, si fa riferimento a luterani. Quindi dalla riforma in Svizzera, Zwingli, ma anche Calvino, assistiamo a diversi personaggi. Su Calvino poi magari, se avanza tempo, pensavo avanzasse, guarda che si è fatto, ci vorrei tornare, vediamo. Allora, 1524-1529 si consuma anche la frattura tra Erasmo e Lutero. Lutero sembrava fosse quello che maggiormente avesse compreso le novità di Erasmo, ma proprio Erasmo di fatto prese le distanze da Lutero. Nel suo saggio del libero arbitrio rimproverò a Lutero il fatto di distruggere la responsabilità morale della persona. Il fatto che
venisse completamente annientata l'importanza delle opere, in un certo senso avrebbe distrutto, secondo Erasmo, la responsabilità morale della persona. Lutero rispose con un saggio che riprendeva il titolo dell'accusa che aveva avanzato Erasmo, De servo arbitrio, perché per Lutero la volontà dell'uomo non è mai libera, ma è soggetta o al peccato o a Dio, e laddove appunto agisce, agisce in virtù della grazia di Dio. È in questa fase che Lutero elabora la teologia della croce, ci sono pagine bellissime in cui Lutero, che con grande spessore, insomma, definisce come sia umanamente inconcepibile che Dio abbia sacrificato il suo figlio per giustificare, per salvare tutti gli uomini, insomma, quindi si sviluppa quella che viene comunemente definita appunto la teologia della croce. Nel 1530, convocata da Carlo V, viene di fatto presentata la Confessio Augustana, che sono un po' quei principi che definiscono la religione luterana. È un testo organico presentato da Melantone, che è appunto questo fedele collaboratore di Lutero, in cui si cristallizzano i principi. Nella dieta di Ratisbona si provò, fu l'ultimo tentativo di giungere a un accordo sulla doppia giustificazione, quindi fede e opere, per cercare di sanare la frattura, cicatrizzare la ferita. I delegati in questo tipo di trattativa furono lo stesso Melantone e il Giustiniani, che aveva elaborato il Libellum, però di fatto non ci fu margine per ricucire lo strappo. Da qui tutta una serie di lotte, di guerre all'interno della Germania, perché ovviamente i principi passati alla sponda luterana iniziarono a rivendicare tutta una serie di autonomie. Quindi ci furono queste lotte intestine. I principi luterani potevano beneficiare anche dell'aiuto francese, e sconfitto dai principi luterani, perché si erano appunto alleati con la Francia, nel 1555 viene stipulata la pace di Augusta. È quella pace resa famosa anche da quell'espressione che sancisce un po' come ne esce il nuovo equilibrio europeo, cioè ne esce nella misura in cui cuius regio è il suo religio, cioè i sudditi sono obbligati a professare la religione dei loro stessi principi, dei loro stessi sovrani. Quindi in un principato, in un regno il cui re, il cui sovrano è luterano, di fatto a cascata tutti i principi, tutti i sudditi devono adattarsi a quel tipo di confessione. Tesi forte, ma fu di fatto l'unico modo anche per mettere equilibrio in una situazione estremamente turbolenta. Prima ancora che appunto venissero definiti un po' tutti i principi, eccetera, eccetera, lotte, comunque prese corpo l'uscita dai confini tedeschi delle tesi luterane. Così nel 1936 in Danimarca, poi in Svezia, se farò vedere a chiusura dell'incontro anche una cartina, tutto. Possibili motivazioni della riforma luterana. Allora, cioè, come ricondurre, che cause dare a tutto ciò che ha caratterizzato questa fase? Allora, una causa sicuramente storicamente è che i principi tedeschi trovarono in Lutero un pretesto per rafforzare il loro potere politico e l'autonomia dall'impero. Per questo io vi dico anche, sarebbe potuto nascere un Lutero in un altro stato, perché effettivamente
I contadini si vogliono opporre alle pretese dei poteri tedeschi e pensavano di trovare un appoggio in Lutero. Quindi la sommossa dei contadini in un primo tempo agì a favore di Lutero, perché comunque scatenò tutta una serie di equilibri. Pensavano che nell'opposizione di Lutero al clero tradizionale ci potesse essere un certo appoggio. Ecco, quell'appoggio non ci fu, ma favorì, comunque consentì un contesto di grande confusione. Lutero contesta i corrotti costumi del clero, morali e disciplinari, questo è assolutamente importante riconoscere, e il primato della grazia di Dio sulle opere umane. Ecco, una riflessione teologica che Lutero aveva posto, che anche altri all'interno appunto della curia avevano messo in risalto, non fu affrontata fino in fondo, non fu trattata fino in fondo e quindi furono sottovalutate, fu sottovalutata. Questo anche perché comunque la Germania negli studi teologici ha sempre manifestato un certo primato. Allora, sul primo punto io vorrei insistere un altro pochino, poi accelero velocemente, però cioè il fatto che comunque Lutero all'interno del contesto tedesco è una figura importante e esprime bene la peculiarità del popolo tedesco che sente comunque l'esigenza di manifestare un certo primato. Non è un caso che Hitler, per esempio, appena salì al potere nel 1933, una delle prime riforme che fece fu quella di stampare il nuovo marco con l'effigie di Lutero, no? Cioè Lutero rappresenta molto bene l'idea di una Germania che non si lascia subordinare a legami con altri stati. Quindi è una figura forte che non è solamente teologica, ma rappresenta bene un contesto culturale, una tradizione culturale che sente una certa esigenza di primeggiare e anche di una sua autonomia, ecco, in questo senso, no? Quindi è molto importante. Allora, differenze tra cattolicesimo e luteranesimo. Solo la fede salva. Ecco, nel 99 si arriva all'accordo di Augusta sulla giustificazione, cioè in sostanza il riconoscimento che le distanze si siano fortemente attenuate. Certamente il mondo cattolico riconosce e detta, no, il fatto delle opere, però questo punto non è più un problema, non è più un problema. C'è un bellissimo saggio che è uscito l'anno scorso, anzi, in realtà 2 anni fa, perché era nel 2019, di Kasper sulla riforma luterana, edito dalla Querignana, se non sbaglio, che spiega bene tutto questo aspetto. In ogni modo, nel 99, con l'accordo di Augusta sulla giustificazione, queste distanze si sono fortemente ridotte. Rimangono invece molto, molto marcate nell'ambito della sacramentaria e nell'ambito appunto dell'ecclesiologia, cioè sul primato del Papa e appunto sulla sacramentaria riferita al battesimo e all'Eucaristia. Che miseria. Allora, si è parlato di purgatorio, si è parlato di purgatorio. Il purgatorio, il purgatorio, come esce fuori questo purgatorio? Cioè, come giungiamo a parlare di purgatorio? Il purgatorio, da un punto di vista storico, viene. Questo vediamo la prossima volta, è troppo. Allora, vediamo, vi voglio far vedere la cartina e basta, perché abbiamo fatto 10, non ho fatto fare la pausa, sono veramente un disgraziato da questo punto di vista. Allora, vedete, allora, in giallo, questa è l'Europa ovviamente del XVI secolo, 1540, quindi vediamo il cattolicesimo, cioè sì, il cattolicesimo inteso come quella cristianità che non ha abbracciato le tesi luterane, che si sviluppa in Italia,
in Spagna, naturalmente Spagna e Portogallo, Irlanda e in Francia. In Francia c'è una forte presenza calvinista. Calvino, la settimana prossima qualcosa bisogna dire perché è molto importante, poi su questo anche altri studi di carattere sociologico, il protestantesimo e lo spirito del capitalismo, cioè c'è una certa, sono degli studi interessanti su questo. Allora, dicevo, quindi c'è questa materia. E poi la parte luterana che, come vedete, si sviluppa nella Germania centro settentrionale, ma poi sale in Norvegia, in Svezia, in Danimarca, appunto, e così. Quindi assistiamo a una situazione molto, molto frastagliata. Considerate che alcune tesi luterane fecero breccia anche in Italia, in alcune zone, soprattutto nell'Italia centrale, in Emilia Romagna, in Toscana, a Lucca, a Siena. Non è un caso, infatti, che nel 1541, dopo la definitiva impossibilità di ricongiungere le due anime, sarebbe morto da lì a poco il Giustiniani, e quindi venne meno una spalla importante anche nella trattativa. E nel 42 venne istituito il Sant'Uffizio di Inquisizione, e uno dei primi fu lo strumento per eccellenza per evitare che si propagasse il germe luterano anche in Italia, e quindi il fenomeno si arresta, diciamo, ai confini, anche perché attraverso un'opera molto pungente del cardinale Carafa, che poi sarebbe diventato Paolo IV, insomma, ci andò giù pesante, a dimostrazione che comunque quelle tesi non solo fecero breccia perché a quelle tesi, ma perché c'era comunque questa vivacità di fondo che voleva raccogliere istanze di novità. Comunque vediamo una situazione spaccata in Svizzera, Calvino, in Inghilterra poi la Chiesa anglicana, dopo che appunto Edoardo VIII fu impedito di annullare il suo matrimonio, da lì agirono più che il clero, più che teologi o altro, ma agì proprio il Parlamento inglese nel richiedere autonomia e distanze da Roma. Bene, allora, magari la settimana prossima riprendiamo alcuni aspetti che stasera ho un po' tralasciato perché si è fatto tardi. Io vi ringrazio, mi scuso ancora se vado avanti come una valanga senza darvi neanche un attimo di tregua, e grazie ancora per l'attenzione.